Centro Revisioni Florio Calandra. Bentrovati a Fil Rouge TV. Per l'approfondimento di questa puntata parleremo dell'allargamento dei posti a disposizione, appunto la diminuzione delle restrizioni per quanto riguarda spettacoli, cinema, teatri e quant'altro disposto al Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo in collegamento Filippo Virzì, un collega che è giornalista, ma lo intervistiamo nella sua veste di segretario regionale della UGL Creativi Sicilia. Grazie Filippo per essere con noi. Grazie a voi, grazie a Fil Rouge per l'opportunità che ci state dando di parlare di un argomento a noi molto caro, noi creativi dell'UGL che, come molti sanno, raggruppano i creativi, gli artisti, gli attori, i pittori, gli scultori, tutti coloro che creano bellezza e quindi i creativi per l'appunto. Oggi siamo qui a parlare di teatro, cinema, ecco, tutto quello che riguarda questa ecco, nuova disposizione. Voi siete stati tra i più penalizzati dai provvedimenti restrittivi messi in campo per diciamo contrastare i contagi, quindi se poter cominciare, ricominciare l'attività è sicuramente un'ottima notizia. Tu conti che diciamo, potrete tornare a pieno regime presto? Ovviamente la gradualità è il leitmotiv di questa fase pandemica. Il CTS si è pronunciato favorevolmente all'80% per teatri e cinema e al 75% per gli stadi. Ovviamente domani aspettiamo l'esito del Consiglio dei Ministri, ma le indicazioni da parte del Ministro Franceschini sono in tal senso e quindi favorevoli all'aumento. Lo siamo anche noi in percentuale degli ingressi, riteniamo opportuno un combinato di sicurezza comunque e opportunità che viene data al circuito teatrale, in particolare cinematografico, penalizzato perché ha subito moltissime chiusure, così come i teatri. Tutto ciò ha creato delle fortissime ricadute in negativo negli incassi e anche a livello occupazionale. Una boccata d'ossigeno graduale e progressiva la riteniamo indispensabile per rilanciare il settore teatrale, cinematografico, anche alla luce di nuovi spettacoli in produzione al teatro e anche alla luce di nuove produzioni cinematografiche, titoli importanti in uscita al cinema. Ecco, però in questo provvedimento è previsto che ci sia una massima, che si ponga la massima attenzione alla qualità degli impianti di aerazione e alla vigilanza sul rispetto delle indicazioni. Quindi questo secondo te si trasformerà in un maggior costo per i gestori dei locali? Perché certamente bisognerà appunto magari fare degli adeguamenti per avere questi impianti di aerazione a norma. Ritengo che tale accorgimento sia stato anche già preso dai teatri e dai cinema, in particolare abbiamo seguito noi dell'UGL Creativi anche la via crucis dei cinema, aperti e richiusi, ma già si erano comunque abbondantemente attrezzati con un investimento abbastanza congruo per poter rendere sano l'ambiente e quindi salubre e poter consentire di adempiere pienamente alle nuove disposizioni che il CTS comunque sta indicando, disposizioni indispensabili per garantire previo Green Pass la sicurezza negli ambienti chiusi ma anche negli ambienti aperti. Anche se però, come diciamo ormai sappiamo tutti, il Green Pass non è proprio una garanzia di non dà sicurezza assoluta, anzi potrebbe essere pure peggio perché il vaccinato rischia di meno, però può contagiarsi e contagiare, quindi diciamo non è una tutela assoluta sul fatto che non ci siano
non si possa veicolare contagio. Quindi diciamo sì, è una misura, ma non ha garanzia assoluta del fatto che si evitino i contagi. Probabilmente, come è stato fatto in Danimarca, il rimedio, diciamo la prevenzione certa la dà il tampone, quindi forse sarebbe più utile fare sempre il tampone a tutti prima di accedere in un locale per essere sicuri che quella persona non sia positiva. Mentre questo può succedere pur essendo vaccinati. L'abbiamo visto con tantissimi anche, che appunto l'abbiamo visto anche recentemente in una sala dell'operativa del 118 dove c'erano tutti vaccinati ma positivi. Quindi il Green Pass, ricordiamolo per non illudere le persone. Sì, è uno strumento, insomma, ben venga, che però non garantisce l'assoluta, mancanza di positivi, quando ci sia appunto l'esibizione del Green Pass. Comunque, come dire, è una misura che, insomma, viene accolta favorevolmente perché. Noi siamo d'accordo comunque alla prevenzione. Intanto va bene, il Green Pass è parte integrante di altre misure di sicurezza e garanzia della salute, le mascherine, igienizzare le mani, rispettare le distanze sociali, tante cose che non dobbiamo dimenticare, e in primis il vaccino, che è la via maestra da seguire per combattere questa tremenda pandemia. Volevo fare un appunto, visto che abbiamo pochi minuti ancora a disposizione, per parlare oltre che dei teatri, dei cinema, speriamo in un loro rilancio grazie al potenziamento all'80% per teatri e cinema, al 75% degli ingressi degli stadi, anche per gli stadi, ma volevo fare un riferimento, puntare il focus sulle discoteche, perché delle discoteche non se ne è parlato e non se ne parla nessuna data. Vi ricordo che le discoteche sono chiuse da 20 mesi e sono ferme da marzo 2020. Hanno paralizzato un'intera filiera dello spettacolo, con danni inestimabili. Ecco, quello che ci diciamo, lascia molto perplessi sull'adozione del provvedimento del Green Pass è che comunque ci sia qualcuno che non è la politica, ma sono degli scienziati, detto tra virgolette, a decidere le sorti di interi comparti, come per esempio per le discoteche. Perché sì, va bene, adesso il Comitato Tecnico Scientifico apre un po' il rubinetto, allarga un po' le maglie, però potrebbe anche fare marcia indietro, oppure chiedere continui vaccini per mettersi al passo con il Green Pass. C'è questo rischio, secondo te, Filippo? Certo, il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, come tale è garantista della salute, per cui saranno tutte disposizioni, forse sono fra le più severe a livello mondiale in Italia, per cui io sono comunque d'accordo per la salute pubblica. Nei confronti delle discoteche però non riusciamo a capire noi dell'Ugele Creativi perché sia stata fatta questa, fra virgolette, discriminazione. Con i dovuti accorgimenti si potrebbero anche aprire le porte delle discoteche, ciò eviterebbe situazioni ingestibili, tipo rave illegali che si tengono in lungo e in largo, dal nord al sud, isole comprese, ad altissimo rischio. E infatti abbiamo visto anche che i festeggiamenti per le vittorie di calcio sono stati fatti senza nessun controllo, senza nessuna sanificazione, mascherine o ammuchino o quant'altro, e non è accaduto nulla. Quindi il rischio che comunque ci sia qualcuno poi che magari non vuole proprio la salute delle persone, ma vuole appunto il potere in mano e quindi vuole esercitarlo, decidendo volta per volta quanti possono entrare, chi può entrare. Questo comunque diciamo, è un rischio per la democrazia, sicuramente. Va bene, Filippo, ti ringraziamo per Io essere stato con noi. Hai volevo qualcosa ancora da dirvi, dire? sì, Prego. per concludere, sì, ovviamente la democrazia in questa fase della nostra esistenza pandemica è stata messa a dura prova e quindi la libertà di pensiero, la libertà d'azione, su questa cosa ti do atto perché la stiamo subendo tutti, però deve prevalere il buon senso. Eh sì, è appunto, deve essere la politica a decidere e non la medicina, secondo noi. Sarà forse perché diciamo, abbiamo la politica come
primo elemento che metta d'accordo la società senza fare del male a nessuno, in questo caso senza fare nemmeno del male a quanti hanno deciso di non voler sottoporsi a, diciamo, a una forma di immunizzazione verso la quale non sentono appunto nessun bisogno, e queste persone però sono discriminate. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché ricordiamoci che se uno vuole andare al cinema deve andare a farsi un tampone a pagamento, 15 euro, quindi poi magari uno ci rinuncia anche. Probabilmente non sono numeri così alti da preoccupare i gestori, però non si può ignorare che ci siano tantissimi milioni di persone in Italia, decine di milioni di persone in Italia alle quali è precluso andare al cinema. Va bene, ringraziamo Filippo Virzì per essere stato con noi, speriamo di averti ancora nostro ospite, seguiremo gli aggiornamenti che di volta in volta arriveranno dal governo. Grazie Filippo. Grazie a voi, grazie a Firouge per l'ospitalità e buona prosecuzione. Grazie ancora e grazie agli spettatori di Firouge TV.